なるほど。 Stasera abbiamo ancora una volta il medico dello sport per eccellenza dottor Giuseppe Capo Giuseppe bentornato ciao Alessandro grazie grazie buonasera parliamo a di idoneità sportiva che è un argomento secondo me importante che molte volte viene sottovalutato dottore mi fa un certificato che devo andare a fare un'idoneità sportiva bravo questo non si può fare allora questa sera lo inquadriamo perché non ci siamo messi d'accordo prima però no. sei entrato <ride> immediatamente nella, conosco, conosco nel. conosco le problematiche sei entrato quindi... nel contesto sì, e con credo me. che sia quello che succede spesso non ogni volta Purtroppo, questa sì. cosa così allora, l'idoneità sportiva è una cosa molto seria, che va affrontata bene, che va vista con tutte le dovute eh, cautele. Come si fa? Perché almeno abbiamo l'idoneità allora, sportiva agonistica, facciamo, diciamo che quella facciamo non agonistica. In un quadro generale, poi entriamo nei commenti e nel discorso, nel discorso eh, quello che dicevi tu del certificato al telefono, lo esatto. chiamo così. Eh. <ride> certificato al telefono non esiste. Allora, idoneità sportiva significa eh, la valutazione del eh, stato di salute dell'atleta che è codificata per legge attraverso la visita di idoneità agonistica e la visita non agonistica. Eh, in realtà ci sono alcune differenze, però diciamo che eh, l'agonistica è proprio quella che si fa per l'atleta che fa gli impegni certo, fa professionali, i campionati, certo. le gare, eccetera. Eh, visita generale da parte del medico che fa una visita eh, appunto dal punto di vista eh, medico internista fa una visita eh, scheletrica delle certo. dell rachide, articolazioni, colonna, eccetera eccetera poi elettrocardiogramma a riposo elettrocardiogramma sotto, sotto sforzo. sforzo spirometria e esame delle urine quindi è una cosa bella diciamo, articolata articolata non solo ma utile certo. perché comunque Entriamo pure in un meccanismo nel quale la visita militare non c'è più. Vero. Tutta quella fascia dei ragazzi che prima andavano a fare la visita militare, adesso magari i ragazzi che fanno sport sono anche più giovani, però vengono inquadrati in un contesto dove certo. le macro diciamo, patologie sicuramente vengono viste. Le micro vanno ovviamente approfondite, approfondite, vanno certo. approfondite. La visita non agonistica è sempre una visita curata generale È un elettrocardiogramma eh, a riposo che è sufficiente comunque per inquadrare il paziente. Non ho detto prima l'esame delle urine: l'esame delle urine ha dei eh, parametri importantissimi e quindi l'esame delle urine fa parte cioè. della, della visita di idoneità. Il eh, allora, pensiero mio personale è che una visita. Diciamo quella agonistica, chiamiamola così, andrebbe fatta ogni anno da tutti, indipendentemente se fai sport o meno. Perché credo che sia una delle, delle visite più eh, che ci permette di stare più tranquilli, no? Perché poi sentiamo ogni volta parlare a volte no, delle morti improvvise. Le, certo, è capitato. Certo, certo. È sotto l'occhio di tutti. Insomma, l'osservazione di tutti quello che può capitare nella. E credo che la visita medico-sportiva sia invece una visita estremamente importante quando quando è che non si può dare L'identità Allora, quando ci sono patologie di, di carattere cardiologico, in genere succede questo: quando ci sono diciamo, cose che vanno approfondite e nell'approfondire questa cosa si arriva a una patologia, e parliamo di patologie appunto di natura cardiovascolare, polmoni, cuore. Certo. Con, Inutile elencare mm. le varie, però ci possono essere delle situazioni che si approfondiscono, in genere si approfondisce con un ecocardio, oppure addirittura quando proprio è difficile eh, cuore, eh, capire qual è la patologia, si fa addirittura la risonanza magnetica del cuore. Okay, Quindi è una, cosa, è una cosa particolarmente attenta, non si dà l'idoneità finché la patologia è presente. Poi nel momento in cui la patologia viene in qualche modo guarita o viene debellata, c'è la possibilità di proseguire e, di e, fare, di e permettere all'atleta di fare attività sportiva. Allora, Calcolo una cosa che l'obiettivo ovviamente è quello di non solo di guarire, ma di permettere all'atleta di fare attività sportiva. Certo. Questo è fondamentale. Anche perché nella qualità della vita l'attività sportiva rientra assolutamente tra i parametri importanti. Io ho avuto eh, nel 2021 ho avuto un, COVID, un Covid serio, ricoverato, eccetera, così. Quando ho voluto riprendere l'attività sportiva, ho dovuto fare quella visita al CONI, l'ho fatta ovviamente con la maschera, certo. l'ossigeno, eccetera. Così. Il, quello che ti volevo chiedere, quell'esame così approfondito, perché mi hanno rivoltato come un calzino chiaramente per, farmi, per darmi ritorno, me l'hanno data poi per sei mesi e poi per un anno ripreso così. Quella visita, secondo te, sarebbe utile farla sempre? ma allora diciamo che la spirometria di per sé è già indicativa quindi se la spirometria è fatta bene certo. eh, in maniera eh, diciamo anche tecnicamente completa eh, secondo me è sufficiente poi c'è anche la visita del torace la visita che certo. fa il medico eh, ai tempi del covid secondo me correttamente era stato inserito questo perché si è visto nel tempo che il covid colpiva i polmoni e sì. quindi eh, le, le patologie le patologie peggiori, tra virgolette, che, che poi hanno portato ad esiti anche molto Fausti, brutti, certo. provenivano dalle polmoniti. Quindi in quel caso eh, era assolutamente necessario non solo, ma anche l'ecocardio. Perché alcune patologie cardiologiche, tipo miocarditi, tipo eh, cose di infiammazione. Perché se sono sviluppate tantissimo le patologie Esatto, se ne sono trovate tante. E quindi l'ecocardio è un passaggio diciamo, necessario. Era obbligato. un passaggio obbligato, necessario proprio per, per, certo. escludere, per escludere queste cose. Farla sempre diventa tecnicamente eh, complicato e secondo me complica anche. La possibilità di farlo a tutti, cioè, non so se mi spiego. Anche perché c'ha dei costi dei perché? Tempi, delle... e ti dico una cosa importante che ci tengo a dire: le strutture di medicina sportiva non ci sono dappertutto. No. Quindi io personalmente ero primario al San Camillo di una struttura di medicina dello sport. Vuoi sapere che cosa è successo dopo? Non c'è l'hanno chiusa. Ecco, questa e è una cosa che ci fondi... tengo a dire perché, perché nell'ottica dei nostri dirigenti. Evidentemente questa cosa ancora non è entrata, Assolutamente eh, no. però è ovvio che non è questo il momento per fare... No, eh, però discorsi. si possono sempre... E poi in alcune zone d'Italia, per esempio al sud, è molto più difficile fare la visita medico-sportiva perché le strutture non ci sono. Quindi a volte gli atleti fanno l'attività senza la visita e questa è una cosa ovviamente molto e poi, pericolosa e molto grave. Beh, anche il fatto stesso, ed era l'altra domanda che volevo porti. Per fare attività in palestra non c'è bisogno della visita agonistica. no? Di... È sufficiente la visita di Doneta. Ma tu lo ritieni corretto o secondo te sarebbe opportuno Ma fare io personalmente visita... farei la visita agonistica a tutti. Ci sono dei carichi. Io questo per esperienza certo, mia. Per anche esperienza... ci sono dei carichi importanti, la gente lo in Ci sono, fai... ovviamente, perché dicevo io forse vado in palestra. La gente che va in palestra ce la mette tutta. Eh? Ah, c'è certo. un impegno davvero eh, importante certo. che a volte può diventare rischioso. Assolutamente, assolutamente su questa cosa. L'alimentazione, come la vedi? L'alimentazione... Il, il consiglio nutrizionale. Bah, della ci sono degli specialisti che fanno questo, ovviamente lo fanno anche molto bene, però eh, è uno dei passaggi fondamentali, è uno dei passaggi fondamentali perché, perché bisogna sempre capire quando mangiare, quando si fa sport, certo. se prima, se dopo, e certo. cosa... E quindi io, Potrebbe rientrare in un ambito di una prevenzione di medicina no? sportiva. Come no? C'è una, una, una cultura che deve essere aggiornata su questo. Siamo qui per questo oggi. Eh sì, no? c'è una cultura che deve essere aggiornata. Nella mia idea di, ehm, diciamo di medicina per, il, per le persone, in particolare per la popolazione attiva, io vedrei sempre il discorso di un'equipe intorno che lavora, dove il medico dello sport, sembrerà strano, ma il medico dello sport per me riveste un ruolo centrale, importantissimo, perché è quello che può direzionare e può valutare no, quelle che sono le condizioni. Mi fa piacere perché, perché lo dici e perché è, secondo sì, perché me, è una, prerogativa, credo, che è una prerogativa è... importante per la, ma non solo per, per i giovani. Eh. No, no, io parlo eh, per, per la popolazione inter... in generale. Cioè, ah, io sì. faccio sport per dire, ho 62 anni, quindi certo. faccio sport e quindi a maggior t... ragione ho bisogno di essere seguito. Cioè, di essere valutato. Sento il bisogno, no? È Come? chiaro io vengo da una cultura sanitaria, vengo da, ovviamente da un mondo diverso sotto questo aspetto che magari può essere quello non di tutti, quindi sono preparato culturalmente a questo. Però credo che sia fondamentale avere un riferimento di un medico dello sport e di avere intorno delle persone Hai che sono più Hai detto una cosa aiutare. prima importante, culturalmente. Esatto. La cultura è fondamentale. Noi dobbiamo fare cultura. Perché nel tempo certo. si modificano anche certi tipi di atteggiamenti eh, in alcune sacche, tra virgolette, minori della nostra nazione in paesi. In, in città certo. non proprio eh, diciamo moderne, metropolitane perché ecco. ci, sono, esatto, metropolit <ride> ci sono delle situazioni dove il certificato viene fatto al telefono esatto. e questo non va bene quindi quello esatto. che dicevi tu è fondamentale perché intanto accompagna la vita dei giovani. Il giovane cresce bene e non a caso adesso i giovani sono molto più sviluppati. Molto, non è un caso: Anche sono sviluppati di È cambiato, certo, è, è stato cambiato dimostrato che molto. chi fa sport è più bravo a scuola. So si sì, è, è, so è vero sta a organizzarsi meglio io non lo so forse però ti coinvolgerò in un, in un progetto, in un qualcosa che mi piacerebbe fare insieme a te visto che sei un'eccellenza nel io mondo io mi faccio coinvolgere nelle cose di lavoro perché a me il lavoro piace e soprattutto so, il mio lavoro eh, per cui lo faccio sarà, un piacere mi piacerebbe fare questa cosa ne faremo un'intervista un sul doping ricordamelo Lì è bella, bella impegnativa, però. La prepareremo bene, la faremo, sì, la faremo per bene. Tanto, non ci, saranno, non ci sono problemi con te, perché ti sono sicuro che sarà una bellissima intervista. Io ringrazio te tantissimo di essere stato ospite qui a Sport e Medicina. Spero che questa possa diventare la tua casa da un punto di vista di lo comunicazione. No, assolutamente, con grande piacere. I tuoi messaggi sono sempre molto, molto importanti per tutti. Quindi, cari telespettatori, avrete presto il dottor Giuseppe Capua, medico dello sport e non solo qui a Sforte Medicina e io vi aspetto sempre, visto che ci seguite con grande interesse e grande passione. Grazie a tutti, arrivederci.